Amici telespettatori di S1 TV, un buon pomeriggio da Pantaleone Leto e da Pasquale Lentini. Ci troviamo a Santa Caterina, dove si gioca oggi la 16ª giornata del campionato di terza categoria a girone. Di fronte ci sono la Nuova di Francia e il Cortale. Le squadre hanno già fatto il loro ingresso in campo. Andiamo subito a vedere le formazioni che prenderanno parte alla gara. Per il Cortale scenderanno in campo Frontera, Fruci Giuseppe, Bilotta, Conte, Fruci Giovanni, Gullà, Vitaliano, Muraca, Simonetta Daniele, Serratore Antonio e Saraceno. In panchina con Molinaro, mister della giornata, andranno in campo Serratore Enzo, Riga, Soverino, Simonetta Cosimo, Forte, Rondinelle e Serratore Giuseppe. La Nuova di Francia invece schiera tra i pali De Rosa, poi Caristo, Salvatore, Romeo, Squillacioti, Benvenuto, Leto, Pietrafesa, Colubriale, Marotta, Santoro e Galati. Con mister Vincenzo Iorfida siederanno in panchina Caristo, Francesco, Marino, Vincenzo, Redesco, Giannini, Pilato, Alessio, Pilato, Luca e Marino, Giuseppe. Tutto è pronto quindi per questa importantissima partita del girone E. Cortale che arriva qui da capolista, guida la classifica del girone E insieme alla Vena con 36 punti, subito dietro la Nuova di Francia a 27 punti. Importantissima questa partita quindi per entrambe le squadre, sia per i padroni di casa. In campo in completo ha tenuto Amaranto e giocheranno in questo momento da sinistra verso destra dei vostri teleschermi questo primo tempo, mentre gli ospiti del Cortale in maglia bianco-azzurra a strisce verticali. L'arbitro della gara è il signor Lumare di Crotone, tutto è pronto, manca solo l'ok del direttore di gara per andare ad assistere a questa gara. Cortale, come dicevamo, in testa alla classifica, che dovrà vincere per tenere la testa e non lasciare scappare il Vena che è accoppiato in testa insieme al Cortale, mentre la Nuova di Francia è importante mantenere il passo di queste due squadre per poter poi andarsi a giocare i playoff quando mancano 5 giornate dopo quella odierna alla fine del campionato. Si attende solo il fischio del direttore di gara per andare ad iniziare questa domenica di campionato. La prima palla sarà giocata dalla Nuova di Francia, sul pallone c'è Galati pronto a dare l'avvio. Ecco che arriva il fischio del signor Lumare, primo pallone giocato dalla Nuova di Francia con un lancio subito lungo a cercare Romeo, palla messa in fallo laterale subito per la squadra di casa che si porta in avanti ora con Galati. Galati tiene palla, mette in mezzo ed è Antonio Serratore a fermare il pallone e poi riproporre in avanti per Daniele Simonetta, fermato, palla che comunque rimane in possesso degli ospiti con Vitaliano che prova a dare palla ora a Bilotta. Bilotta indietro per Fruci Giovanni, ospiti che manovrano poi il lancio in avanti, palla toccata per Muraca ma è Benvenuto che riesce ad allontanare la palla che rimane ancora tra i piedi degli ospiti con Serratore. Arriva Pietrafesa e allontana mettendo il pallone in fallo laterale, quindi rimessa ancora per la squadra ospite. Sul pallone già pronto Bilotta indirizza la palla verso Muraca, fermato in modo falloso, dice l'arbitro, da Caristo Salvatore, e quindi fischia assegnando il calcio di punizione agli ospiti e quindi si riprenderà con la punizione sul pallone Vitaliano, pronto ad mettere la palla in mezzo, schierati tutti in avanti la squadra ospite con due indietro a far da guardia alla porta, mentre in avanti continuano gli ospiti. Interviene la difesa della Nuova di Francia, la palla ancora in fallo laterale per la rimessa ospite. Riparte però la squadra di casa, subito fermata da Fruci Giovanni che ripropone in avanti per Bilotta che
mette il pallone in avanti, interviene Benvenuto e allontana, ma a centrocampo la palla è ancora preda dei Vitaliano. Vitaliano poi fa girare il pallone, questa volta il fallo è commesso da Romeo e quindi ancora un calcio di punizione per la squadra ospite, con Vitaliano sul pallone pronto a mandare i suoi in avanti, tutti in area di rigore, palla messa dentro, palla poi che arriva sui piedi di Muraca, il tiro che termina sul fondo e quindi la rimessa per il portiere della Nuova di Francia, De Rosi, e quindi la squadra di casa che può riprendere il gioco con Squillacioti. Lungo il rinvio di Squillacioti, palla che arriva oltre la linea di centrocampo con Santoro che ha guadagnato una rimessa laterale, sul pallone si porta Romeo pronto a rimettere in gioco, palla verso Galati, anticipato, comunque palla che termina ancora in fallo laterale per la rimessa ancora di Romeo. Beh, palla verso Galati che spinge secondo il direttore di gara Lumare e quindi il calcio di punizione per la squadra ospite, e quindi si riparte dalla tre quarti ospite con il calcio di punizione, la palla lunga a cercare qualcuno in avanti, il colpo di testa di Simonetta che commette fallo, questa volta il calcio di punizione viene assegnato alla Nuova di Francia e quindi si può ripartire con Pietrafesa che si porta in avanti, anche Galati, sul pallone invece Squillacioti pronto a cercare un compagno in avanti, ecco la palla lunga arriva in avanti e questa volta Romeo subisce fallo e quindi un calcio di punizione da posizione interessante per la Nuova di Francia, sul pallone c'è pronto Santoro mentre in area di rigore vediamo già pronti Galati, Colubriale, Pietrafesa e Caristo, vediamo come verrà sfruttata questa occasione dagli uomini di mister Ioffida, palla che viene subito ribattuto dalla barriera, poi c'è il tentativo di rinviare sbagliato, palla che arriva tra i piedi del portiere con passaggio indietro di Benvenuto e poi la palla su Squillacioti, può ripartire ora la Nuova di Francia con Caristo che fa viaggiare ancora Squillacioti, ma subisce fallo e quindi il calcio di punizione questa volta è per la Nuova di Francia. Caristo stava facendo viaggiare sulla fascia destra Caristo che è stato messo a terra e quindi giusto il calcio di punizione segnato dal direttore di gara Lumare. Squillacioti sulla palla metterà in mezzo in area di rigore dove sono già posizionati i suoi compagni, vediamo chi andrà a colpire di testa, palla che arriva dalle parti di Romeo che lascia scorrere in fallo laterale, l'ultimo tocco è proprio di un difensore del Cortale e quindi si può andare alla fallo laterale con il tiro poi di Santoro che termina direttamente in fallo laterale e quindi sono gli ospiti a giocare ancora il pallone con la palla subito riconquistata dalla Nuova di Francia con Colubriale, poi la palla messa in mezzo a cercare Santoro fermato e può ripartire la squadra ospite con Daniele Simonetta con la palla poi che arriva su Conte che non aggancia, lascia scorrere il portiere, la palla termina sul fondo, azione potenzialmente pericolosa con Simonetta che aveva trovato centralmente Conte che non è riuscito a controllare, quindi sventato questo pericolo, nulla di fatto, il punteggio rimane sullo 0-0 quando sono trascorsi 7 minuti di questo primo tempo.
rimessa effettuata a cercare Romeo, poi la palla in fallo laterale. Riconquista palla la nuova di Francia, ma in modo falloso, osserva il signor Lumare di Crotone, quindi ancora un calcio di punizione assegnato agli ospiti del Cortale, con Vitaliano sul pallone pronto per a mettere in mezzo. Italiano sul pallone, palla in mezzo di testa, allontana la difesa della Nuova di Francia, poi il pallone allontanato, ma a centrocampo è ancora preda della squadra ospite, che controlla sempre con Vitaliano, poi la palla verso Simonetta Daniele, fermato, può ripartire l'azione della Nuova di Francia col pallone indirizzato verso Pietrafesa, controllato dalla difesa con Frugi, che lascia arrivare il pallone tra le mani di Frontera, che ha già rimesso in gioco verso Vitaliano. Vitaliano lungo a cercare Daniele Simonetta, anticipa tutti, benvenuto, e manda il pallone in fallo laterale. Già rimesso il pallone in gioco per Simonetta Daniele, che si porta sul fondo, va al cross, palla messa in calcio d'angolo, arriva il primo calcio d'angolo della gara a favore della Cortale. Sul pallone si porta Sur Saraceno, battuto il calcio d'angolo e colpo di testa pericoloso, questo colpo di testa sul calcio d'angolo, palla che termina di poco al lato, colpo di testa è stato di Muraca, quindi primo brivido per la difesa della Nuova di Francia con questo calcio di punizione controlla la difesa ospite, la palla in fallo laterale, sul pallone c'è Gullà pronto a rimettere in gioco. La palla arriva tra i piedi di Conte. Pietrafesa sulla palla, conquista una rimessa laterale. Arriva Romeo. Poi Santoro, ancora Romeo, palla in mezzo, la difesa allontana, poi arriva Muraca, Muraca verso Serratore Antonio, e poi è Frontera a recuperare il pallone e rimettere in gioco con un lungo rinvio che supera la linea di centrocampo. Di testa Colubriale riesce ad anticipare tutti, poi a dare palla verso Santoro, ma è sempre il centrocampo ospite a recuperare palla, ma fa buona guardia De Rosi, si impossessa della palla e rinvia. Vitaliano ancora prova ad aprire verso Muraca, fermato, poi di tacco Vitaliano, ferma tutto, ma palla ad allontanare, ma c'è un uomo a terra e quindi chiedono l'intervento dell'arbitro, chiedono l'intervento dell'arbitro gli uomini del Cortale, mentre la palla è terminata in fallo laterale. La
L'arbitro è andato verso la panchina della Nuova di Francia. Non sappiamo, non riusciamo a capire da qui cosa sia successo e quindi prendiamo solo atto dell'arbitro che è andato verso la panchina di casa per dire qualcosa. Si continua a discutere. Momento di confusione, intanto si attende. Si attende che l'arbitro dia l'ok per riprendere il gioco. La rimessa laterale per il Santa Caterina e per la Nuova di Francia. E sul pallone c'è Caristo, se non sbaglio, sì, proprio lui. Palla poi che torna ancora sui piedi di Caristo, ancora c'è una rimessa laterale per la Nuova di Francia. Arriva l'arbitro e ammonisce Caristo. A dire il vero, Caristo era stato fermato in fallo laterale, ma anche con un'azione che almeno da qui c'era sembrato fallosa. L'arbitro è arrivato su Caristo, deciso, e l'ha ammonito. Quindi ammonito al 15° Caristo, rimessa per la Nuova di Francia. Palla poi che viene restituita alla Cortale. Si riprende a giocare con Caristo sulla palla, viene messo giù. Questa volta viene fischiato il calcio di punizione. Squilla Ciotti lungo in area di rigore e la palla termina direttamente sul fondo, non interviene nessuno. Rimessa dal fondo lunghissima a scavalcare il centrocampo, palla indirizzata verso Simonetta che commette fallo. Partita fin qui molto spezzettata, con continui falli a centrocampo che non ci ha fatto vedere poi delle grandi trame di gioco, né tantomeno azioni pericolose, escluso l'azione su calcio d'angolo in precedenza del Cortale. Cortale ora che si riporta in avanti con la palla su Simonetta, che non può raggiungere. Un pallone messo da Serratore Antonio, quindi la palla termina direttamente in fallo laterale. Rimessa laterale già effettuata con Saraceno che termina a terra, quindi ancora un calcio di punizione. Gullà questa volta sul pallone, mentre prendono posizione in area di rigore tutti pronti a saltare. Tutto è pronto, l'arbitro va a sincerarsi che tutti mantengono le giuste posizioni. Poi la palla con De Rossi, che fa suo il pallone e si appresta a rinviare.
di testa Pietrafesa a cercare Galati. Palla che però termina in fallo laterale, c'erano solo Galati e Pietrafesa lì in avanti, palla che è terminata in fallo laterale, ora prova a riportarsi in avanti con Muraca e poi è ancora Antonio Serratore che interviene mettendo la palla in mandando la palla sul fondo. Santoro rimanda in avanti il pallone, fermata ancora l'azione della Nuova di Francia, questa volta con azione fallosa, commesso il fallo da Vitaliano, quindi si riporta in avanti la Nuova di Francia con Benvenuto sul pallone, pronto a mandare in avanti i suoi, poi si allontana Benvenuto, arriva Leto e poi tutti in avanti ora la Nuova di Francia con Squillaciotti che andrà a mettere il pallone in mezzo, palla dentro infatti, ma è ancora la difesa ospite ad avere la meglio con palla che viene allontanata in fallo laterale. Romeo, poi Galati non riesce ad andare sul pallone e arriva l'intervento a centrocampo che ferma tutta l'azione ospite, poi Benvenuto cerca Pietrafesa che riesce ad avere la meglio, poi interviene in seconda battuta Frucci ora attaccato ancora da Pietrafesa, riesce ad allontanare ma Caristo che ferma l'azione ma non può evitare il fallo laterale. In avanti ora Pietrafesa, palla fermata da portiere Frontera, rinviata in avanti con palla che alla fine termina in fallo laterale. Vitaliano, palla lunga a cercare Muraca, fermata l'azione del Cortale con la Nuova di Francia ora che si riporta in avanti, palla verso Pietrafesa che viene fermato da Bilotta e poi la palla messa in fallo laterale. Fallo laterale a favore della Nuova di Francia. La rimessa viene assegnata poi alla fine alla squadra ospite, quindi rimessa per il Cortale, palla comunque riconquistata dalla Nuova di Francia, Pietrafesa, palla verso Santoro che prova il tiro dalla distanza, colpisce male, quindi palla ora riconquistata da Marino che subisce anche un fallo. Scusate, da Colubriale che subisce anche un fallo e quindi si riparte. Confusione, l'arbitro fischia un calcio di punizione a favore del Cortale. Continua ad essere una partita bloccata con le due squadre che si fronteggiano soprattutto a centrocampo, spezzettata da continui falli
le difese che riescono a fermare le iniziative sul nascere. Ora è la nuova di Francia che allontana con benvenuto Galati, riesce a tenere palla, poi non riesce a superare l'avversario e sono gli ospiti a ripartire con Muraca, poi Senzatore Antonio gira dall'altra parte per Giuseppe Frucci, Pietrafesa che viene spinto, quindi subisce fallo, Pietrafesa che viene attaccato appena arriva in possesso di palla, Pietrafesa che in questo momento è con 12 gol in testa alla classifica dei cannonieri, quindi viene guardato con un occhio di riguardo dalla difesa del Cortale, che a sua volta è la migliore difesa del campionato, avendo subito fin qui solo 22 reti, quindi una bella lotta fra il miglior realizzatore del girone e la migliore difesa. Palla ora che termina direttamente sul fondo, quindi la rimessa con palla che arriva nei pressi di Squillacioti che controlla, lascia scorrere in fallo laterale e poi è Caristo che va ad allontanare la rimessa. Viene assegnata, rimessa assegnata agli ospiti. Bilotta alla rimessa laterale, poi la palla riconquistata dal Cortale. Serratore Antonio, la palla arriva dall'altra parte e poi l'arbitro fischia ancora e comanda un calcio di punizione. Squillacioti lungo a cercare Pietrafesa che riesce a controllare il pallone, poi viene attaccato da Bilotta che riesce a superare anche Marotta con azione fallosa, dice l'arbitro, e quindi comanda il calcio di punizione per il Cortale, che ora si riporta in avanti con Antonio Serratore. Antonio Serratore che ha il compito di rimandare in avanti i suoi con questo calcio di punizione. Pallone lungo, poi controllato da Frucci, arriva Romeo e manda il pallone in fallo laterale, in avanti ancora la squadra ospite. 25esimo minuto, sempre 0-0 con i portieri praticamente a riposo fin qui, ora in avanti ancora gli ospiti, prova il colpo di testa Muraca ma la palla termina sul fondo e quindi si riparte. Quindi si riparte dal fondo con la rimessa di Squillacioti. Lungo a cercare un compagno, va di testa con l'Ubriale. E palla poi che termina in fallo laterale. Questa volta la rimessa per gli uomini di Mister Iorfida con palla indirizzata su Galati che guadagna ancora una rimessa laterale.
c'è la caro. Galati mette palla in mezzo, fermata l'azione dalla difesa. Colubiale riesce a resistere all'attacco e poi a rimandare palla in avanti verso Pietrafesa, che ora riesce a controllare, a dare palla a Squillacioti. Squillacioti in mezzo dove non c'è nessuno, ma la palla si abbassa e va a sfiorare l'incrocio dei pali. Il tiro, la palla era un cross per un compagno, poi complice anche il vento, ha preso un effetto strano e stava per ingannare Frontera. Nulla di fatto, si riprende con la rimessa dal fondo già effettuata con la palla che termina in fallo laterale. L'ultimo tocco è di Galati e quindi la rimessa è ospite. Sul pallone arriva Fruci Giuseppe. Poi Vitaliano in avanti verso Conte fermato, ma rimane ancora in avanti la squadra ospite con Simonetta Daniele. Fermato e riparte la nuova di Francia con pallone forse un po' lungo per Pietrafesa, ma palla che comunque viene ancora riconquistata dalla nuova di Francia con Caristo, ora che prova ad andarsene, viene fermato in modo falloso questa volta da Antonio Serratore, quindi calcio di punizione, si porta sul pallone Squillacioti mentre prendono posizione in area di rigore praticamente in 9, in 8, rimane solo dietro Benvenuto e un po' più avanti Leto, tutti gli altri sono posizionati in area di rigore con la palla che arriva a cercare qualcuno, va di testa Colubriale, debole il tiro, palla tra le mani di Frontera senza problemi, che ora si appresta a rimandare in avanti i suoi. Ecco il rinvio lungo, il rinvio di testa Caristo, poi Squillacioti, palla ancora in avanti con Pietrafesa che prova a fermare l'azione ospite, viene fischiato il fuorigioco di rientro di Pietrafesa e quindi palla ferma con calcio di punizione assegnato agli ospiti e Gullà a rinviare, palla poi tra i piedi di Santoro che per un attimo perde la palla, poi il rinvio va a favorire la squadra ospite, torna Santoro sul pallone, recupera, poi rimanda in avanti, riconquistano palla gli ospiti con Antonio Serratore che peraltro subisce fallo da Squillacioti se non vado errato, e quindi no, non è Squillacioti, quindi il calcio di punizione per gli ospiti per il fallo commesso da Marotta, quindi Vitaliano sul pallone. Italiano direttamente in porta con De Rosi pronto a fermare questo tiro non difficile, e questa volta è De Rosi a rinviare, palla che arriva tra i piedi di Galati, poi Colubriale, poi arriva il fischio dell'arbitro che aveva lasciato giocare ma non essendosi concretizzato il vantaggio a pensato bene di fischiare e assegnare il calcio di punizione a favore della nuova di Francia. Cortale che arriva da ben 14 risultati utili consecutivi, battuto solo alla prima giornata 1-0 dal Maida, poi ha sempre vinto con 3 pareggi, tra i pareggi dobbiamo dire che anche la nuova di Francia che ora si porta in avanti con e la palla che termina in rete, c'è la rete di Pietrafesa che colpisce ancora il capocannoniere del girone, va ancora in rete anche in questa gara, il minuto è il 32esimo,
calcio di punizione battuto da Pietrafesa con la palla che ha ingannato il portiere per l'1-0 della Nuova di Francia al 32esimo minuto. Ingannato quindi il portiere dal tiro di Pietrafesa con l'1-0 per la squadra di casa. Stavamo dicendo del Cortale che non ha mai perso, solo 3 pareggi. Fra questi pareggi la Nuova di Francia ha pareggiato sul campo del Cortale per 1-1 nella 5ª giornata di andata. Oggi al 32esimo vince per 1-0 grazie al gol di Pietrafesa, il capocannoniere del girone, che va a segnare anche, come dicevo prima, la migliore difesa del girone, che è quella del Cortale, con 22 reti fino ad oggi. Oggi con questo il 23esimo gol subito dal Cortale, con Pietrafesa che si porta ancora in avanti. Non ottimo il controllo di Pietrafesa, commette fallo, poi l'arbitro fa continuare per il vantaggio e quindi si riportano in avanti ora gli ospiti, subito rabbiosi alla ricerca del pari con il tiro dalla distanza di Simonetta Daniele e poi la parata di De Rosi che si distende mettendo il pallone in calcio d'angolo. Subito in avanti il Cortale alla ricerca del pari, palla in mezzo, poi allontana Santoro, ma ospiti che rimangono ancora in avanti. Ora è ancora la Nuova di Francia che tiene palla, poi la palla a cercare Pietrafesa, interviene la difesa a mettere la palla in fallo laterale, torna ora in avanti la squadra di casa. Palla messa in mezzo Romeo, pronto a rimettere in gioco la palla con Galati che commette fallo e quindi calcio di punizione affidato ancora a Gulla lungo a cercare in avanti Conte di testa verso Serratore prova a superare l'uomo, viene fermato Serratore, che Antonio, che è il miglior realizzatore del Cortale. Palla che termina in fallo laterale, dicevamo Serratore che è il miglior, Antonio che è il miglior realizzatore del Cortale con 10 reti. Ora il tiro e la palla che termina di poco al lato, pericoloso il tiro del Cortale che proprio di Serratore Antonio, con palla che termina di poco al lato. Ora il Cortale si rende pericoloso ogni volta che si avvicina alla porta di De Rosi, 2 volte dopo il gol con 2 azioni potenzialmente pericolose. Ora di testa allontana Conte, quindi rimessa laterale per la Nuova di Francia. E poi Frucci Giovanni non riesce a tenere la palla e manda in fallo laterale. Con calma sul pallone arriva Romeo. Romeo
Romeo verso Calati, Calati si gira, palla in mezzo, Caristo, poi Squillaciotti, questa volta sbaglia la misura del cross, palla che termina direttamente fuori dal campo e quindi sarà Frontera ad andare al rinvio dal fondo. Colpo di testa di Caristo, Caristo, poi Squillaciotti prova a fermare Serratore Antonio che riesce a tenere palla, poi alla fine la perde e riparte l'azione della Nuova di Francia, ospite che comunque ripartono, fa buona guardia la difesa di casa, momento in cui sta premendo la squadra ospite e prova Pietrafesa a far scorrere il pallone, termina a terra, chiede il fallo, l'arbitro lascia proseguire con la Nuova di Francia che prova a mantenersi ora in avanti, poi fischia l'arbitro segnando il calcio di punizione a favore degli ospiti per il fallo commesso da Galati su Fruci Giuseppe, quindi ancora Gullà sul pallone per la battuta di questo calcio di punizione. Lungo, come al solito, cercare un compagno in avanti. Il colpo di testa di Leto ad allontanare con Simonetta Daniela che rimette ancora in avanti. Vitaliano, poi ancora Simonetta, Saraceno. È la palla che termina in fallo laterale, l'ultimo tocco è di Romeo, quindi la rimessa assegnata agli ospiti con palla che viene messa in mezzo, palla allontanata dalla difesa ma Vitaliano riconquista palla, poi entra sul pallone Galati, subisce fallo, quindi può riportarsi in avanti la Nuova di Francia con soffrendo di questo calcio di punizione. Squillaciotti lungo, non trova nessuno in avanti, il pallone termina addirittura sul fondo, 40° minuto in questo momento, 1-0 per i padroni di casa, gol al 32° di Pietrafesa con la complicità del portiere. Ora Pietrafesa prova ad andarsene, viene fermato il pallone da Bilotta. Palla in avanti con ospiti che recuperano palla. Poi fallo su Muraca e anche cartellino gialno per Marotta. Arriva quindi il secondo cartellino giallo della giornata. Dopo quello su Caristo, quello su Marotta. Antonio Serratore sulla palla. Tiro di Serratore, non trova nessuno dei compagni pronti a toccare verso la porta difesa da De Rosi e quindi termina direttamente sul fondo. Con calma De Rosi va a recuperare il pallone che affiderà presumibilmente a Squillaciotti come ha sempre fatto fin qui. Infatti è Squillaciotti che va sulla palla per il lungo rinvio. E poi il pallone allontanato da Romeo termina in fallo laterale per la rimessa ospite. Non mi ricordo.
Conte tiene palla, fermato da Romeo. Romeo lungo ad allontanare con Gullà che recupera palla. Ora un po' si è abbassato troppo la nuova di Francia, quindi palla che viene recuperata ora dalla nuova di Francia con la difesa ospite che può ripartire, ma palla allontanata senza che nessuno sia pronto a recuperare, quindi palla che torna ancora tra nel possesso degli ospiti con Pietrafesa che prova a disturbare. Vitaliano apre per Simonetta Daniele, con palla poi ribattuta, palla che comunque rimane tra i piedi di Frucci, poi Vitaliano in avanti. E alla fine la rimessa laterale per gli ospiti, con Romeo che controlla, subisce fallo e quindi calcio di punizione ancora per la squadra di casa, che con calma va a riprendere il gioco. Manca poco alla fine del primo tempo, sempre i padroni di casa in vantaggio. Padroni di casa che dopo il gol si sono abbassati, contenendo quello che è stata la reazione degli ospiti, che si è concretizzata in due tiri dalla distanza abbastanza pericolosi. Uno parato dal portiere, l'altro terminato sul fondo. Ora gli ospiti ancora in avanti. Rinvia la nuova di Francia con Pietrafesa che va a contrastare nel tentativo di recuperare palla. Ospiti che tengono il possesso con Antonio Serratore. Poi Gullà pronto al rinvio lungo, fa buona guardia Benvenuto che di testa allontana, poi la palla tra i piedi di Santoro, fermato il rinvio ancora della difesa della nuova di Francia con Marotta che recupera palla, prova a servire Pietrafesa, fermato Pietrafesa, poi si mette davanti ad Antonio Serratore, quindi calcio di punizione per la squadra di casa. Scade in questo momento il 45esimo minuto, vediamo se è intenzione del signor Lumare assegnare del recupero, andiamo a vedere se c'è segnalazione di recupero o meno. Palla lunga, fermata, e arriva il fischio del signor Lumare che mette fine a questo primo tempo che termina con il vantaggio dei padroni di casa per 1-0 grazie al gol di Pietrafesa al 32esimo minuto. Per il momento dal comunale Marchese di Francia di Santa Caterina è tutto, ci risentiremo per l'inizio del secondo tempo. Un saluto quindi da Pantaleone Letto e Pasquale Lentini. Torniamo dal comunale Marchese di Francia per il secondo tempo tra Nuova di Francia e Cortale. Ricordiamo che il primo tempo è terminato con il vantaggio dei padroni di casa per 1-0 grazie al gol messo a segno da Pietrafesa al 32esimo minuto. Si è ripreso a giocare con gli ospiti che hanno dato il via, ospiti che sicuramente
ricominciano così come avevano terminato nella parte finale del primo tempo, cercando di andare a recuperare lo svantaggio. Intanto diamo un'occhiata ai 22 in campo, vediamo se ci sono delle sostituzioni. Mi pare che siano rientrati in campo tutti i 22, non ci sono sostituzioni, quindi ripartiamo con le stesse formazioni, con gli ospiti in avanti. Esce il portiere, perde il pallone, poi allontana la difesa della Nuova Santa Caterina con Nuova di Francia, con gli ospiti che recuperano subito palla. Ecco ora che si propone Saraceno, poi palla su Fruci, poi ancora Antonio Serratore, pallone da questa parte per Fruci Giuseppe, fermato, bravo Santoro con un bel gioco di gambe a fermare l'azione ospite, lascia correre il signor Lumare, la palla che rimane ancora tra i piedi ospiti, poi alla fine l'arbitro fischia assegnando un calcio di punizione a favore della squadra ospite. C'è stata una fase molto, molto combattuta qui sulla linea laterale proprio sotto la nostra postazione, alla fine era venuto fuori Simonetta, se non sbaglio, che è terminato a terra, quindi il calcio di punizione a favore della squadra ospite. Bravo Santoro in precedenza con un gioco di gambe che era riuscito a superare due avversari, è terminato a terra, l'arbitro ha lasciato correre. Ora il calcio di punizione che sarà battuto da Gulla, mentre hanno preso posizione in area di rigore tutti gli effettivi del Cortale. Palla lunga a cercare un compagno, esce ancora De Rosi, sfugge il pallone, questa volta riesce a riprendere la palla e ora si appresta al rinvio. Cortale decisamente in avanti in apertura di tempo per cercare di recuperare lo svantaggio. Cortale che ha necessità di vincere la gara per mantenere la testa della classifica. Ovviamente se è l'altra squadra che il Vena vince, perde la prima posizione il Cortale, quindi squadra ospite che si è buttata, riversata in avanti alla ricerca del pari con la Nuova di Francia, che fin qui sta controllando bene la gara. Rimessa laterale per i padroni di casa, effettuata in questo momento con Fruci che prova a difendere il pallone. La rimessa laterale è ospite, aveva provato Galati a rubare palla toccando poi in fallo laterale. Ora è Daniele Simonetta che ha dato palla a Bilotta conquista ancora una rimessa laterale, quindi si può andare ancora in avanti con palla messa ancora sulla fallo laterale. Bilotta con palla ora rimessa e allontanata dalla difesa della Nuova di Francia, il pallone poi termina addirittura direttamente sul fondo e la rimessa di De Rosi, palla posizionata, arriva Squillaciotti e manderà in avanti il pallone a cercare qualche compagno per riproporre ancora un'azione d'attacco, fermata però a centrocampo dagli ospiti il pallone, manovrata ora con Conte che scambia con Antonio Serratore e poi prova a ripartire la Nuova di Francia con palla messa in fallo laterale, rimane anche a terra, vediamo di chi si tratta, se non sbaglio dovrebbe essere Antonio Serratore in piedi. Cerchiamo di capire chi
si è fatto male allontanando il pallone. La rimessa laterale comunque per i padroni di casa, si rialza ora aiutato da Gullah. E Conte che è terminato a terra nel tentativo di allontanare, quindi ancora dolorante, esce dal campo oltre la linea laterale e quindi si può riprendere con la rimessa laterale a favore della Nuova di Francia col numero 3 Romeo lungo a cercare Galati che per un attimo era entrato in possesso di palla, poi Fruci allontana e quindi ancora una rimessa laterale per la squadra di casa che ora si mantiene in avanti. Rimessa laterale lunga a cercare qualcuno in area di rigore, di testa Pietrafesa non inquadra lo specchio della porta, pericolosa la Nuova di Francia con questo colpo di testa di Pietrafesa vicino al raddoppio. Gullà sulla palla, intanto il gioco è fermo, c'è una sostituzione dopo 8 minuti del secondo tempo, entra Marino Giuseppe col numero 18 ed esce col numero 11 Galati. Si è ripreso a giocare con il rinvio lungo, signor Lumare fischia un calcio di punizione a favore della squadra ospite, già battuto poi con il rinvio di Caristo e la palla che è terminata in fallo laterale. Squillacioti, palla allontanata, riconquistata da Gullà verso Bilotta, poi Bilotta prova a viaggiare sulla faccia, messa in mezzo per Antonio Serratore, fermato in fallo laterale, però l'ultimo tocco è proprio di Bilotta e quindi la rimessa è per la squadra di casa. Palla su Pietrafesa controlla, riesce a tenere palla, poi a scaricare dietro per Caristo che va a lungo a cercare Marino, fermato e palla ancora per la squadra di casa con Pietrafesa di testa che indirizza ancora verso Marino, anticipato da Fruci, poi torna Marino su Fruci, ma Fruci riesce a dare palla lunga in avanti con la squadra di casa che riconquista subito palla con Romeo che si porta la palla oltre la linea laterale e quindi la rimessa laterale assegnata agli ospiti che provano a battere velocemente però in modo sbagliato e quindi la rimessa viene assegnata alla squadra di casa. Ancora una sostituzione tra le file di casa, vediamo chi esce. Esce Marotta, esce Marotta ed entra Pilato Luca.
si può riprendere con la rimessa laterale assegnata alla Nuova di Francia. Si riprende a giocare. Anche tra gli ospiti è uscito il numero 4. Conte ed è entrato forte. Rimessa laterale per la squadra ospite che ora perde palla e la squadra di casa può riportarsi in avanti, subisce fallo Squillacioti, quindi calcio di punizione per la Nuova di Francia. Arriva anche un'ammonizione per proteste, vediamo chi è il destinatario dell'ammonizione, è il capitano della squadra ospite. Lunga recuperata palla da Vitaliano che in precedenza è stato ammonito, quindi si ripropongono ora gli ospiti con la palla però che deve essere rimessa in gioco dai padroni di casa, in quanto l'ultimo tocco è proprio di Saraceno. Romeo pronto per la rimessa laterale effettuata su Pilato, Pilato poi verso Colubriale, Colubriale cerca Pietrafesa, fermato e c'è Benvenuto sul pallone a cercare un compagno, lo trova poi Squillacioti. Sul pallone poi Colubriale, ancora la palla verso Pietrafesa, Pietrafesa viene fermato dall'arbitro in fuorigioco e quindi calcio di punizione battuto velocemente dagli ospiti. Pietrafesa probabilmente non era in fuorigioco, c'era Marino in fuorigioco che aveva lasciato palla a Pietrafesa e signor Lumare ha considerato in fuorigioco anche Pietrafesa fischiando la posizione irregolare. Ora c'è un fallo commesso su Caristo, viene assegnata la rimessa laterale, non revisato questo fallo, all'arbitro era vicino quindi avrà visto meglio di noi che siamo un po' più lontani, quindi rimessa laterale assegnata Nuova Santa Caterina che si riporta in avanti guadagnando ancora una rimessa laterale. Arriva ora un'altra sostituzione tra le fila ospite. Esce il numero 4, Conte. Vediamo chi è entrato. Se riusciamo a vedere il numero, se non sbaglio è il 18. È uscito il numero 6, Gulla. Ed è entrato il numero 18, Serratore Giuseppe. Verificheremo poi. Quindicesimo secondo tempo, quindi anche la seconda sostituzione per il Cortale, due sostituzioni a testa
Marino Giuseppe per Galati e Pilato Luca per Marotta tra le file della Nuova di Francia, mentre Forte per Conte e Serratore Giuseppe per Gullatra gli ospiti. Calcio di punizione di Vitaliano, fermato l'arbitro, il signor Lumare, dice che deve arrivare il suo fischio per riprendere il gioco, e quindi Simonetta Daniele va di nuovo sul pallone per riprendere il gioco. Ecco, arriva il fischio del direttore di gara, lungo, esce il portiere, rinvia, palla allontanata, recuperata da Muraca ancora in mezzo di testa, allontana poi Santoro con Marino, scambiano Santoro e Marino, con Santoro che prova ad andarsene, poi fermato con Marino che recupera palla, prova ad involarsi sulla fascia con Fruci che prova a tenerlo, Marino recupera palla e poi controlla Fruci e la palla termina sul fondo. Ha provato Santoro ad andarsene sulla fascia, è stato fermato e palla riconquistata da Marino. Salta più alto di tutti Colubriale che recupera palla, poi Pietrafesa ora mette in mezzo a cercare un compagno, arriva di testa Simonetta Daniele che allontana, palla che rimane in possesso della squadra ospite con Muraca che riconquista palla e quindi può riprendere con una rimessa laterale la squadra di Cortale che manovra ancora a centrocampo, poi arriva scomposto sul pallone Caristo, commette fallo, quindi calcio di punizione per la squadra ospite. Caristo già ammonito, ha rischiato grosso in questa occasione. Quindi calcio di punizione, tutta in avanti la squadra ospite. Vediamo, si accendono duelli in area di rigore. Palla bassa, lisciata un po' da tutti, poi alla fine la difesa allontana. Ospiti che si ripropongono, ma ferma tutto, benvenuto verso Pilato che di testa si porta in avanti il pallone, poi mette in mezzo a cercare Marino di testa Fruci ferma il pallone, ma l'arbitro ha fischiato il fuorigioco per posizione irregolare di Marino sul lancio di Pilato e quindi si riprende con la punizione della squadra ospite, sempre con Vitaliano che rimanda in avanti il pallone, ma è la Nuova di Francia a recuperare palla. Di testa Caristo, poi c'è la posizione irregolare dell'attaccante ospite, quindi il calcio di punizione per la squadra di casa che in questi ultimi minuti sta soffrendo un po' di meno il Cortale che aveva iniziato il secondo tempo in avanti cercando di recuperare il risultato. Ora vediamo meglio schierato la squadra di casa. Ora c'è un fallo commesso su Pilato, non ravvisato dall'arbitro, ma che i ragazzi dei Cortale hanno preferito mandare la palla
la palla fuori dal campo per permettere i soccorsi su Pilato, che è terminato a terra avendo subito un colpo, se non sbaglio, alla schiena. Si rialza comunque Pilato, tutto sembra essere risolto e quindi si può riprendere con la rimessa laterale della squadra ospite, che con palla che verrà restituita al Cortale, quindi la squadra di casa che andrà a riprendere il gioco con palla che verrà poi restituita alla Cortale. Anzi, non è rimessa, l'arbitro scodella la palla, è Marino che restituisce il pallone dando palla a Frontera, che si appresta velocemente al rinvio. 21esimo minuto, sempre padrone di casa in vantaggio per 1-0. Marino prova ad andarsene, fermato da Fruci. Il lancio era di Colubriale. Marino aveva provato a inserirsi, la palla è stata fermata dalla difesa, comunque rimessa laterale per la squadra di casa. Vitaliano rimanda ora in avanti i suoi, in avanti velocemente la rimessa laterale è per la nuova di Francia. Ancora palla messa in fallo laterale. Si lotta con Pietrafesa che riconquista palla e poi la rimessa, e poi la rimessa laterale, indica il signor Lumare di Crotone che la rimessa è per la squadra di casa. Quindi palla indirizzata su Pilato, che riesce a mettere in mezzo, arriva ancora Fruci a fermare l'azione, palla che era indirizzata su Marino. Leto ha fermato l'azione rimandando in avanti i suoi. Ora è Marino che tiene la palla e poi termina a terra, subisce fallo e quindi calcio di punizione a favore della squadra di casa. Si accende una piccola mischia, pare tutto risolto e il calcio di punizione battuto da Squillaciotti, indirizzato proprio su Marino che e poi il fallo subito da Forte, fallo di Santoro e quindi palla che verrà giocata dagli ospiti. Un momento di gran nervosismo e confusione, ogni tocco un fallo e ogni tocco una discussione che sicuramente non giova a nessuno delle due squadre in questo momento innervosirsi, quindi allontana la palla la difesa di casa con Simonetta
che prova a rimettere in mezzo, esce De Rossi e fa suo il pallone ed è pronto al rinvio. In avanti Marino, Pilato e Pietrafesa. Di testa forte, poi palla giocata in avanti dal Cortale con la rimessa laterale assegnata proprio agli ospiti. Serratore, palla indirizzata. Su Bilotta che non arriva sulla palla. Ci avviciniamo alla mezz'ora della ripresa, sempre con la squadra di casa in vantaggio grazie al gol realizzato al 32esimo del primo tempo. Marino è arrivato per primo su questo pallone, poi Frucci è riuscito a riconquistare palla e conquistare una rimessa laterale che ha già battuto con il rinvio della difesa della Nuova di Francia e la palla ancora in fallo laterale. Un momento non bello della partita, con molti errori e con la costruzione di poche azioni. Molti errori e nervosismo in questo momento. Portiere al rinvio. Pilato sul pallone, poi arriva Pietrafesa ad allontanare, palla riconquistata dalla difesa del Cortale. Pilato poi prova a rinviare, fermato, la palla rimane su Pietrafesa che prova a rimandare in avanti, riconquistata dal Cortale il pallone che ora lo gioca nel tentativo di costruire un'azione d'attacco, poi fermata l'azione del Cortale ma arriva per primo sul rinvio ancora un uomo del Cortale con Serratore Antonio che manovra, poi è forte a fermare il pallone, poi sul pallone arriva Colubriale che termina a terra, ma è proprio Colubriale, secondo il direttore di gara, ad aver commesso fallo, quindi il calcio di punizione a favore della squadra ospite. Posizione interessante che per Cortale, che deve attaccare e cercare di recuperare la rete. 30° minuto. Sul pallone c'è Antonio Serratore e Vitaliano, mentre sistema la barriera De Rossi. Bene, quattro uomini in barriera, tutti in avanti gli uomini del Cortale, dietro la linea della palla solo Frucci. Calcio di punizione dibattuto direttamente verso la porta che termina al lato, ben controllato da De Rossi, che ora si appresta al rinvio, che viene effettuato invece come al solito da Squillacioti. Lungo rinvio a superare il centrocampo, sempre Frucci a fermare il pallone, poi Serratore Giuseppe arriva. Giuseppe Frucci mette palla dalla parte opposta, controllata per un attimo da Bilotta, poi
messa in fallo laterale, il pallone con la palla ancora allontanata e messa in fallo laterale. Rinvio col pallone che termina ancora in fallo laterale, si porta sul pallone Daniele Simoletta, battuto su Serratore, palla ancora in mezzo, palla che praticamente viene allontanata, poi recuperata però in modo falloso da Simoletta Daniele, quindi la squadra di casa può ripartire, respirare un attimo da questi attacchi confusi, possiamo chiamarli, del Cortale, che fin qui non è riuscito a portare degli attacchi manovrati come dovrebbe fare una squadra che occupa la posizione che ha in classifica. Quindi oggi possiamo dire un po' confusa l'azione del Cortale, merito anche del Nuova di Francia, che sta fin qui tenendo bene, controllando bene le azioni ospite, spensando sul nascere ogni trama di gioco. Gara comunque, come avevo già in precedenza detto, molto spezzettata, molto interrotta da continui falli, e in questo momento questo non favorisce sicuramente il Cortale, che dovrebbe fare una partita più lineare, più organizzata, per cercare di superare la difesa messa in campo da mister Giorfi, la difesa che fin qui sta giocando in modo ordinato e organizzato, quindi una partita ben giocata dalla squadra di casa. Questa gara che sta conducendo per 1-0 quando manca un quarto d'ora alla fine dell'incontro. Palla che arriva direttamente tra le mani di Frontera, che poi va al rinvio, poi Pietrafesa di testa rimanda in avanti verso Pilato. Ora si apre un varco sulla sinistra, ma arriva Benvenuto a controllare l'azione, quindi la rimessa laterale che viene assegnata alla Nuova di Francia, in effetti, perché l'ultimo tocco era stato proprio il lancio che era stato fatto a favore di Serratore, quindi rimessa già effettuata con palla che rimane ancora comunque in possesso della squadra ospite, con la palla che viene fatta girare, arriva poi, non allontana a dovere, ora il tiro, più che un tiro era il tentativo di mettere in mezzo la palla, e il portiere che è riuscito a bloccarla e ora si appresta a rinviare. Palla che arriva tra i piedi di Galati, che gira sulla destra, dove non c'è nessuno, si erano un po' tutti accentrati gli uomini di casa a raccogliere il rinvio del portiere. Errata questo disimpegno a centrocampo che favorisce questo attacco della squadra ospite, e per fortuna Squillaciotti riesce a ribattere l'azione con Pilato, che poi serve Marino che questa volta è in posizione regolare. Marino entra in area di rigore, prova a superare l'uomo, viene fermato da Fruci in calcio d'angolo, e questa volta Fruci provvidenzialmente riesce a anticipare Marino e quindi a mandare il pallone in calcio d'angolo. Pericoloso ancora la squadra di casa, la Nuova di Francia, che in precedenza da un calcio di punizione da
da quella posizione, tipo calcio d'angolo corto, aveva messo Pietrafesa in condizione di andare al tiro di testa con la possibilità di andare a rete, non inquadrando lo specchio della porta, che poi, se non erro, è l'azione più pericolosa del secondo tempo, capitata proprio alla nuova di Francia, che ora si mantiene in avanti con Squillacioti, che non riesce a portarsi su questo pallone con calma. Poi Benvenuto recupera palla, manda in avanti i suoi, palla recuperata dalla difesa ospite, che poi allontana mandando il pallone in fallo laterale. Ancora in avanti la squadra di casa quando mancano meno di 10 minuti alla fine della gara, e il vantaggio sempre per la nuova di Francia grazie al gol al 32esimo di Pietrafesa, con la complicità importante del portiere che non è riuscito a fermare il tiro cross di Pietrafesa. Ora Pietrafesa che recupera e ferma l'azione della squadra ospite, poi viene fischiato un fallo e quindi sono ancora gli ospiti di testa. Benvenuto allontana, palla su Pietrafesa che la tiene in campo, allontana ma recuperano gli ospiti, poi il tiro dalla distanza che non inquadra lo specchio della porta, controlla il portiere, quindi si andrà alla rimessa dal fondo per la squadra di casa. Arriva Squillacioti sul pallone per la rimessa lunga, non aggancia Colubriale. Poi il tiro e la rete, 1-1. Il tiro dalla distanza di Antonio Serratore, il minuto è il 37esimo per il pareggio del Cortale. Tiro dalla distanza al 37esimo di Antonio Serratore per l'1-1. Serratore Antonio, che avevamo detto essere l'uomo che segna di più nel Cortale, anche oggi a segno, quindi 11° gol. Tiro dalla distanza, non c'era sembrato pericolosissimo, comunque si è insaccato per l'1-1, è rimasto anche a terra nel corso dell'azione un ragazzo del Cortale. Vediamo cosa è successo, intanto è arrivato il pareggio, sembra rialzarsi. Rialza, quindi si può riprendere a giocare. 1-1 quindi il risultato. Alla fine il Cortale, pur non portando, come dicevo in precedenza, degli attacchi organizzati ma piuttosto confusionari, con un tiro fuori dall'area di rigore è riuscito ad andare al pareggio, superando la difesa della Nuova di Francia che fin qui era stata impeccabile. Nulla ha potuto però contro questo tiro dalla distanza. Ora arriva un tiro dalla distanza di Galati, che non impensierisce il portiere. Intanto è uscito dal campo il ragazzo che era rimasto a terra, vediamo di chi si tratta.
ci sarà quindi una sostituzione. Calcio di punizione non è, perché ha preso la palla, quindi si tratta di rimessa laterale. Arriva la sostituzione. Al 41esimo non arriva ancora la sostituzione, ecco, arriva al 41esimo, entra in campo il numero 13, Riga. Quindi si riprenderà con la rimessa laterale per la squadra ospite quando mancano 4 minuti più recupero alla fine della gara. Ancora rimessa laterale, si mantiene in avanti la squadra ospite nel tentativo di conquistare l'intera posta in questo finale. Conquista palla la nuova di Francia e può riportarsi velocemente in avanti con il rinvio con palla che termina direttamente in fallo laterale. 4 minuti di recupero, quindi si giocherà palla che arriva direttamente lungo rinvio di De Rossi, con palla fermata in avanti Frucci non riesce a conquistare la palla e quindi termina in fallo laterale. La rimessa è per i padroni di casa. Rimessa laterale su Pilato che riesce a tenere palla, poi rinvia, non trova nessuno dei suoi. Ora è Benvenuto con il rinvio di Benvenuto sbagliato che termina in fallo laterale e permette quindi agli ospiti di portarsi ancora in avanti. Recuperate il pallone dai padroni di casa. Pilato riesce a scavalcare un avversario, poi si ferma, forse subisce fallo, così è, calcio di punizione. Si riparte con il calcio di punizione battuto da Squillacioti. Squillacioti va al cross lungo con la palla che termina sul fondo. Non c'è tocco, dice l'arbitro. Chiedevano il calcio d'angolo e c'è la sostituzione tra le file della nuova di Francia. Vediamo chi è ad abbandonare il campo.
entra Redesco ed esce Santoro. Squillacioti sulla palla per il rinvio a cercare Pilato. Pilato che Simonetta. Rimessa laterale per la squadra ospite con il rinvio di Redesco che conquista la rimessa laterale. Fallo subito da Pilato. Arriva il fischio dell'arbitro, finisce 1-1 fra Nuova di Francia e Cortale. E una partita molto tattica, molto chiusa, sbloccata al 32esimo da Pietrafesa con un tiro dalla distanza che ha permesso al Santa Caterina di sbloccare alla Nuova di Francia, scusate, di sbloccare questa gara. Nuova di Francia che poi ha controllato bene, anche grazie ad un Cortale molto confusionario, la gara, è andata vicino al raddoppio in apertura di secondo tempo, subendo poi il pareggio con un gran tiro di Serratore Antonio alla mezz'ora alla 37esimo del secondo tempo. Finisce 1-1, tutto sommato un risultato giusto fra Nuova di Francia e Cortale. E dal comunale Marchese di Francia per oggi è tutto. Pantaleone Leto e Pasquale Lentini vi salutano dandovi un arrivederci e una buona visione sui canali di S1 TV.